Bella a tutti ragazzi, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Vi state allenando? Spero di sì, anche se la situazione in questo momento in Italia non è delle migliori, ci sono molte palestre chiuse in tutta Italia, spero che voi riusciate comunque a continuare, a poter continuare ad allenarvi anche da casa facendo degli esercizi da casa. Senza palestra è difficile poter continuare la propria preparazione, ma non vi preoccupate, potete comunque sia sempre allenarvi all'aria aperta, al parco, per mantenervi in forma. Una cosa mi sento di dirvi: non allarmatevi, non demoralizzatevi, non sarà questo mese di fermo generale che ci sarà dall'attività fisica a rovinarvi per sempre la condizione fisica, e di sicuro questo qui non sarà stato il mese che vi avrebbe portato all'Olimpia. Ok, a breve farò anche dei video su come allenarsi a casa, su come potersi allenare a casa, gli esercizi, i miei esercizi, per comunque sia continuare a mantenersi in forma e restare attivi a livello muscolare per quando poi ritornerete in palestra, in modo che i vostri muscoli non facciano la rondine. Ora mi andrò a allenare in palestra con il mio amico Giacomo, spero che il video vi piaccia, sarà un allenamento per avanzati, utilizzeremo delle tecniche avanzate come l'utilizzo delle eccentriche, le negative, i pick contraction, i rest pose, che poi vi spiegherò in video futuri o in questo video se ne avrò la possibilità. Piccola chicca, l'integrazione che ci accompagnerà in questo allenamento con Giacomo: gli aminoacidi ramificati da tsunami, i BCAA, ne prenderò 8. Poi utilizzerò la caffeina come pre-workout. Io in genere non utilizzo i pre-workout, l'unico pre-workout che utilizzo e che sento è la caffeina, e poi non sempre. Per me ragazzi non sono essenziali, io come sapete utilizzo solo integrazioni di base fondamentale per quanto riguarda quindi il benessere e i micronutrienti, nulla di più, nulla di meno. Ho già fatto un video sull'integrazione, vi invito a guardarlo. E infine utilizzeremo integratore di vitamina C. La vitamina C è fondamentale perché è anche fortemente antianabolica. Nulla, spero che questo video vi piaccia, io mi dirigo in palestra. Bella ragazzi. Spero che si senta bene l'audio, che ci sono dei corsisti all'altra stanza che fanno un po' di casino. Allora, cosa alleneremo oggi, Gian? Allora, buongiorno a tutti ragazzi, sono Giacomo Dignani, amico di Riccardo, di un nutrizionista, personal trainer. Stamattina faremo insieme un allenamento di dorso. Okay. Partiremo con un T-bar. Ok, mi piace il T-bar. Inizialmente faremo un bel lavoro esplosivo, di forza, focus sulle 6-8 reps. Un lavoro di eccentriche, concentriche e qualche contrazione di picco, quindi faremo molta attenzione anche ai tempi sotto tensione, importanti per dare un'enfasi maggiore alle serie. Alle serie, cosa ci vogliamo abbinare poi? Bicipiti dopo? Sì, magari bicipiti, andiamo a sfinirli. Ti vorrei fare una domanda tecnica: in genere quando alleni il dorso, che ci mettiamo insieme un gruppo muscolare piccolo, quanti esercizi consigli di fare per il muscolo, diciamo, più piccolo, quello a fine allenamento? Allora, direi che la cosa va contestualizzata in base al soggetto, però per un intermedio avanzato 3-4 esercizi per 3-4 ci sta. Va bene, noi iniziamo a scaldarci, ci andiamo a allenare. Bella ragazzi. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know I love her. I wonder if we'll... Ok ragazzi, abbiamo appena finito di fare il nostro T-bar. Abbiamo fatto un 4x8, carico, diciamo, intermedio, non medio elevato. Ora ci alleneremo sulla cross bar, procederemo con un 4x8, massimo 10 ripetizioni, con un eccentrica lenta di circa 3 secondi, 2-3 secondi. Con un'eccentrica di 2-3 secondi. Why?
want you, love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me, no more. Why don't you love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me, no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me. Siamo giunti a metà del nostro allenamento. Abbiamo fatto fino adesso la T-bar, la machine con la trasi, poi abbiamo eseguito un rowing, abbiamo fatto un rowing 4x8 massimo 10 ripetizioni con 2 secondi di contraction ed ora andremo a lavorare sulla lat machine per lo esercizio d'ampiezza, un anche qui 4x10, però andremo a dare un po' più enfasi alla fase concentrica piuttosto che all'eccentrica e alle contrazioni di picco che abbiamo fatto con i esercizi precedenti. Aggiorniamo. Ok. Ok ragazzi, siamo appena arrivati a casa. Ok, è sera, mi sto cucinando il mio pre-nanna. Dopo essermi allenato con Giacomo ho avuto delle faccende da sbrigare. È stato un allenamento super produttivo con lui, mi è piaciuto davvero molto. In più allenarsi la mattina, cosa che non faccio mai, è sempre bello. Hai più energia, sei più carico, hai la mente più fresca. A livello cognitivo e neurale, sei più fresco e riesci a lavorare meglio. A differenza di un allenamento che in genere facciamo a fine giornata, che ci arrivi con la mente stanca, non riesci ad avere la stessa concentrazione che di sicuro si può avere in un allenamento che facciamo la mattina. Abbiamo demolito il dorso, abbiamo demolito le braccia. Spero che questo video, dove ho spiegato gli esercizi che facciamo, la modalità, i pesi, le ripetizioni e soprattutto sul focus, su quale muscolo ci focalizziamo mentre ci alleniamo, perché anche la connessione mente-muscolo è fondamentale quando ti si allena, spero che vi sia utile per i vostri allenamenti. E niente ragazzi, io vi saluto qui, ci vediamo in un prossimo video. A breve farò dei video di come mi alleno io a casa, a corpo libero, dato la situazione in Italia, nel mondo sta divampando in questa epidemia che sembra rallentare tutto e allenarsi è quasi impossibile, e solo chi ha un gym riesce a allenarsi ancora con continuità. Vi porterò qualche contenuto su come allenarvi a casa, mantenervi in forma, e soprattutto ragazzi, non abbandonate la dieta, non iniziate ad acquisire cattive abitudini come mangiare tutto quello che avete in casa per sconfiggere la noia, per sconfiggere lo stress, a fumare o addirittura anche a bere alcolici, e non inchiodatevi avanti alla televisione, ma lasciate comunque sempre lo spazio a un po' di esercizio fisico e soprattutto cercate di mantenere la dieta il più possibile. Questo video finisce qui, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi, non perdete la motivazione e credete sempre in voi stessi.